Sono Elisabetta e ho 25 anni, vengo all'Arsenale già da parecchi anni, da quando ero una ragazzina, e sono un po' cresciuta in questa casa e anche in questo periodo un po' speciale continuo a cercare di dare un pochino del mio. Oggi ci piacerebbe raccontarvi un servizio che già esisteva prima di questa emergenza, ma che proprio in ragione di questa emergenza poi è dovuto un po' crescere ed aumentare. Già da qualche mese, da qualche anno, aiutavamo le famiglie che ci chiedevano aiuto per i generi di prima necessità, come il cibo, la cosa più semplice, più naturale di cui tutti hanno bisogno. E con questa emergenza ci siamo accorti che un sacco di gente che magari qualche mese fa, qualche anno fa, non avrebbe mai sognato di dover chiedere aiuto per una cosa del genere, invece ha iniziato a bussare alla nostra porta per portarci questo problema. Oggi, anche grazie a una rete statale, comunale, regionale che si chiama Rete Territoriale Solidale, è possibile aiutarli in modo ancora più bello, ancora più adeguato. Infatti, tutte le persone che si rivolgono al numero della Protezione Civile per chiedere questo genere di aiuti vengono divisi su base territoriale e nella nostra circoscrizione abbiamo un po' la fortuna e il privilegio di essere uno dei centri di distribuzione di questi materiali, di questo cibo, insomma. Cibo che ci viene dato sia grazie agli aiuti del comune appunto per questo progetto, ma anche grazie a un sacco di privati e aziende che anche in un momento difficile come questo hanno voluto restituire un po' qualcosa del loro. E quindi per esempio proprio in questi giorni un'azienda di carne ci ha regalato un sacco di carne che potremmo dare a queste famiglie per festeggiare in modo anche più bello la Pasqua e i giorni successivi alla Pasqua. Ad oggi stiamo aiutando circa 400 famiglie, per un totale di circa 9.000 kg, anche se questo numero è ancora in crescita. Molte di queste famiglie vengono qua all'Arsenale a ritirare quello di cui hanno bisogno e una parte invece non riesce a venire qua di persona e quindi ci si è dovuti inventare anche la possibilità di consegnare questi materiali, questo cibo a casa. Quello che mi ha colpito cos'è? Mi ha colpito innanzitutto che le persone che vengono a chiedere magari sono persone come me, che fino a un mese fa non immaginavano neanche di dover chiedere, proprio per questo mi sento molto fortunata io. E l'altra cosa che sto imparando in questo periodo è appunto il fatto di trovarsi di fronte a un problema grande, un problema che ci mette in difficoltà, e provare invece che girarsi dall'altra parte di nuovo ad allargare un po' lo sguardo e a provare a dare delle risposte che magari non pensavamo di dover dare. Quindi mi sento di imparare dall'Arsenale in questo periodo proprio il far diventare ogni problema un'opportunità. In questo periodo ancora di più che negli altri periodi.